No, sto leggendo qui un articolo su Venezia Calcio. Lascia stare, leggi qua. Lo squartatore della laguna ha colpito ancora. Chi? Lo squartatore della laguna. Lo chiamano così perché uccide strangolato con i cateti. Ah, quel bastardo. Spero che lo prendano. E che lo ammazzino come un maiale. Già, chissà chi è, potrebbe essere chiunque e ovunque, anche in questo bar. Ciao Dario! Ciao Sabina! Sì, grazie. Bom, 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 bom. Grazie. Con te. La tua. Il nostro uomo è entrato nel bar. Attendo istruzioni. Passo. Ok, tienilo fermo. Stiamo arrivando. Ok, ho capito. Passo e chiudo. Come sei gentile, Carlo, oggi? Io sono sempre gentile. Ciao, ciao. Ciao. Ciao amore. Sì. Sì, sì, tutto bene. Sì, sì, non ti preoccupare. Sì. Sì, amore, il vino lo porto io. D'accordo. Ciao, a dopo. Ciao, ciao, ciao. Mani in alto, sacco di merda. Parlando con me? No, ma stai parlando con me? Stai zitto, coglione! Hai finito di uccidere le persone! Ma che cazzo volete? Io non ci sono nessuno! Ma che cazzo volete? Due giorni da criminale sono finiti! Ma che criminale? Guardatore della laguna! Ma non c'entro niente io, porco! Ma che cazzo volete? Stanti che non siete altri! Non sono innocente, vi state sbagliando! State sbagliando persone! Porca puttana, bastardo! Ti dico che non c'entro niente! Non c'entro niente, martoriccio! Sappiamo che sei tu il serial killer che sta seminando il terrore in città. Ma non è vero. Come fate a dire una cosa del genere? Un testimone, una fonte anonima, ha segnalato la tua presenza in due scene del crimine, poco prima dei delitti. Ma non è tutto. Guarda questi. Sono i tabulati del tuo cellulare. Guardali! Non capisco. Te lo spiego io, grande pezzo di merda. Il tuo telefono, nell'ora degli omicidi, era nella cella di dove avvenivano i delitti. Ma può essere un caso. Senti, grande testa di cazzo, non fare lo splendido con me, capito? Che io ti riempio di botte. Io ti prendo a calci nel culo, eh? Hai capito? Tanto per uno come te, non piangerebbe nessuno per la tua morte. Hai capito? Dai, Derek, stai tranquillo. Ma tanto prima o poi parlerà. Queste
Sono le persone che hai ammazzato. Adesso tu parli e poi ti sbatto in galera. Così pagherai per tutto il male che hai fatto. Cazzo! Che è successo? Oh, Dio, succede! Succede che hanno trovato un altro cadavere. Stesso modus operandi. Ma è successo solo qualche ora fa. Potrebbe essere un emulatore? No, no, non lo credo possibile. Non lo credo possibile. Ci sono degli elementi che abbiamo sottaciuto alla stampa. Quindi questo non è il nostro uomo. Hanno trovato il catetere attorno alla coscia. Ah già. Ma... quindi io... Sì, sì. Lei può andare. E... le chiediamo scusa. Mi chiede scusa? Ma quali scusa? Avrete notizie dal mio avvocato? Bastardi. Pronto? Amore, sono io. Che voce che hai, cos'è successo? Non puoi immaginare, la polizia mi ha arrestato. Cosa? Sì, mi hanno messo sotto torchio per ore. Pensavano che fossi lo squartatore della laguna. Oh mio Dio, ma com'è possibile? Non lo so. Dicevano di avere testimonianze, tabulati telefonici. Evidentemente ti volevano incastrare. Già, questo è uno di quei casi in cui la polizia non cerca il colpevole, ma un colpevole. Ha bisogno di qualcuno da arrestare per placare l'opinione pubblica. E così hanno preso il primo povero Cristo che hanno incontrato. Ma come stai adesso? Devi aver avuto paura? Sì, amore mio, un incubo vero. E adesso chiama gli avvocati e fagliela pagare, scusa. E certo, certo. Ho già trovato un avvocato che... Ecco, bravo. Sì, devi farti risarcire per il danno subito. Ci puoi giurare. È la volta buona che mi compro la macchina nuova. Dai, ora ti saluto, amore. Ci sentiamo domani, ok? Ciao, fatti risentire più tardi, non farmi preoccupare. Ok, ciao amore. Ciao bella, ciao, 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 ciao. Thank you.
Wow, che pezzo di figa. Cantavo le mie canzoni d'amor, guardando sempre te. Tu mi rispondevi bevendo il tuo caffè. Sorriso negli occhi tuoi, sorriso negli occhi miei. Sorrisi solo fra noi. Io quella sera di parlare con me, stasera si ciula e ti ho persin chiesto di venire con me a Saint-Tropez. Bagno. Ah, figurati. Che figa è questa. Thank you.
Va bene? Tesorina, ti va se ritorniamo a casa? Che mi è venuto un leggero male di testa. Tutto bene? Sì, sì, tutto a posto, grazie. Se proprio non stai bene... Grazie. Questa notte è stato fantastico. Sei un uomo pazzesco.
Ti ho lasciato la colazione. Quando esci di casa, lascia le chiavi sotto lo zerbino. Spero di vederti di nuovo. Già mi manchi. Un bacio. Dove vuoi tu, Laura. Ciao amore, come stai? Sei qui vicino? Allora aspetta, prendo il vaporetto e arrivo. Ci vediamo lì così facciamo colazione insieme. Ciao! Brutto bastardo. Ah, è così, Mi hai presa in giro. Te la farò pagare. Speriamo che le piaccia. Pronto, Laura? Ti stavo proprio per chiamare. E lo vedi che siamo in sintonia. Posso chiederti una cosa? Dimmi. Ma tu sei single? Certo che sono single. Sono uno scapolo d'oro. Sicuro? E
certo, perché? Ma no, nulla. Lascia stare, per così, per sapere un po'. Ma dimmi, perché mi stavi per chiamare? Ma perché ho prenotato un rustico in montagna per noi due. Praticamente ho pensato di portarti una settimana in uno chalet fantastico tra sesso, neve e boschi. Ti va come idea? Ma certo, Carlo, che bella idea. Allora venerdì. A venerdì, ciao! È andata anche questa. Avete poi preso quel serial killer, un maledetto? Ma guarda, non abbiamo idea di dove cercare proprio. La storia del catetere. Magari potreste contattare qualche fornitore di enti ospedalieri, loro sicuramente, essendo del settore. Ma sai, ma non possiamo proprio dire tutto. Poi sai come sono i giornalisti, no? Ci sguazzano sempre un sacco dentro queste storie. Certo. Martellamento mediatico, sì, sicuramente crea inevitabilmente degli emulatori, però metterebbero in difficoltà le indagini della polizia e il numero delle vittime sarebbe elevatissimo. Prima o poi lo prenderete, no? Sì, intanto grazie che hai ritirato la denuncia verso di noi. Che? Come non avrei potuto farlo? Grazie a questa storia qui, la nostra storia può iniziare a avere un senso.
vero? Sì, a proposito, domani voglio presentarti una persona. Chi è? È una sorpresa. Però è una persona che voglio che tu conosca assolutamente. Così mi preoccupi. Non ti devi preoccupare. Anzi, al contrario. Devo dirti una cosa importante. Sento che mi sto innamorando di te. Oh, Carlo. Troppo presto? Ma non è mai troppo presto. Che cosa mi nasconde? Cosa? Scopri questa puttana, eh? Guarda lei.
adesso che fine fai? Troia. Laura! Ma che cazzo succede? Laura! Laura! Che puttana! Sono mi stati i ladri! Laura! Cazzo, me l'ha anche stuprata! Laura! Laura! Tutti bastardi, dove siete? Ti sei svegliato, brutto bastardo? Ma perché parli così? Che succede? Succede? Che adesso ti ammazzo. Dai, non far la stronza, dai. Questo è uno scherzo di cattivo gusto, te lo dico subito, Stai zitto, porco. Ma vaffanculo, sdraigami qui, porca madosca. Ma che cazzo dici? Dai! Che cazzo fai con quell'arma in mano, C'è una macchina, chi può essere? È Jennifer. Jennifer! 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 È così la puttana che ti... Che ti spoglia? Si chiama Jennifer, Aspettami qui! Jennifer! Wow, ma che bella cascina! Jennifer? Ciao, tu devi essere Laura. Carlo mi ha parlato moltissimo di te. Muore, puttana! Jennifer, amore, amore! Jennifer! Troia, cosa ti ha fatto? Amore, Jennifer, Jennifer, amore, amore, figlia mia, amore mio, quella troia, quella puttana, amore mio, caro, sei tu lo sbarcatore della laguna? Sì, sono io che terrorizzo Venezia. Cavacca, starda. Dimmi perché hai ucciso Jennifer! Perché te la scopavi! Vi ho vista insieme in quel bar mercoledì scorso! Jennifer era mia figlia! Era mia figlia, lo capisci? Ero in quel bar! Perché finalmente avevo trovato la donna dei miei sogni, quella che amavo. Brava Laura, sei riuscita finalmente a bloccare questo pazzo omicida. Peccato che un'altra donna ha perso la vita. 3, 2, 1 in onda. Finalmente, dopo mesi di terrore, è stato trovato lo squartatore della laguna. L'efferato omicida, autore di diversi assassini. Ho seguito una soffiata da un informatore anonimo. Al momento non abbiamo ulteriori dettagli, ma non appena... Hai rischiato molto a venire qui da sola. Già. Importante però che il mondo ora
ho un pazzo in meno del quale preoccuparsi. Il mondo è proprio pieno di pazzi. Hai proprio ragione. Oh, hi Laura. Hi Alex. Ok, thank you. Hey, he's alive. Oh cazzo. Io sono preoccupato. Cosa diavolo stai facendo? Guarda che prima o poi ti beccano. Io sto soffrendo tantissimo. Non si può andare avanti così. Ti ho detto che devi rilassarti, stare tranquillo. So quello che faccio. E nessuno mi becca. E tu lo sai che nessuno mi becca. Ok? E poi adesso ho incontrato un vecchio. Nessuno dubiterà di me.